Katia Amati, per il prossimo autunno un teatro rinnovato e un programma rinnovato con alcune novità. Allora, i lavori stanno procedendo, l'abbiamo già detto in conferenza stampa, stagione di prosa, la novità da 7 a 8 spettacoli, cominciamo ad ottobre, finiamo a maggio, abbiamo tenuto conto, e poi l'avrà già detto Gilberto Santini, proprio anche dei desiderati del pubblico che ogni sera viene a teatro. Abbiamo riproposto un pacchetto speciale anche per gli abbonamenti per i giovani e per le scuole, in maniera di ritornare anche in quei settori ai livelli di pre-pandemia, perché immaginate, anche subito dopo la pandemia le scuole hanno fatto fatica a essere presenti a teatro. Riproponiamo anche tutti i sabati pomeriggio delle tre giornate di spettacolo, l'incontro col pubblico, ultimo dell'anno, con ormai uno spettacolo che è diventato apprezzato da tutti, piccoli e grandi, e ripristiniamo quel servizio che si chiama Porto a teatro mamma e papà, in maniera che i genitori sono nella sala grande a vedere gli spettacoli, i bambini possono giocare alla sala verde, respirano l'aria del teatro e comunque, insomma, abbiamo un pubblico da far crescere. Le scelte che avete fatto e soprattutto qual è il pubblico a cui vi riferite? Abbiamo cercato, come dici giustamente tu, un'avventura da molti colori, perché crediamo che una stagione debba poter proporre a una città importante come Fano, nelle sue tre serie di rappresentazione, davvero emozioni e possibilità diverse. Credo che in questi 8 spettacoli, quindi uno in più, con 3 recite in più rispetto all'anno scorso, ci siamo riusciti a dare una gamma ancora più vasta, che va dai grandi classici, penso al lavoro di Gabriele Lavia su Un curioso accidenti, un Goldoni piuttosto inedito, oppure il ritorno a un classico del Novecento come quello che Massimo Popolizio presenterà in Uno sguardo dal ponte, appunto accanto alle scritture più classiche anche ad opere di natura diversa che riguardano il presente, penso al dittico di chiusura in cui Perfetta con Geppi Cucciari scritto da Mattia Torre, o Amanti di Ivan Cotroneo con protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, così come l'inizio con L'uomo più crudele del mondo, l'inno guanciale Francesco Montanari protagonisti, sappiano declinare al presente appunto la capacità del teatro di raccontare la nostra vita, i nostri difetti, quello che ci anima, come ad esempio l'amore, protagonista di tanti appuntamenti, a partire dalle nostre anime di notte, in cui una bravissima Lella Costa con Elia Shilton ci racconta una storia di amore in età matura. La danza con i Cataclò, il grande divertimento intelligente, elegante, mai volgare, quello di Tullio Solenghi e Massimo Lopez, il duo che nasce da un trio indimenticabile, insomma davvero tanti appuntamenti per poter far vivere un'avventura che possa essere davvero divertente, emozionante, carica di riflessione ai nostri spettatori, che sono sicuramente tanti cittadini di Fano, ma anche un territorio molto più vasto che guarda a questo teatro e alle sue bellezze come un contenitore di possibilità interessanti.